C'era anche il leggendario Giuseppe Abbagnale, nel doppio ruolo di presidente federale e autore della prefazione, ad arricchire la presentazione di Doppio Giallo, la storia umana e sportiva di Alessio Sartori e Romano Battisti, estromessi dal giro della nazionale prima di tornare alla ribalta e salire sul podio con l'argento olimpico di Londra 2012, dopo avere per buona parte della finale cullato il sogno di battere la fortissima Nuova Zelanda. Il riscatto dei due canottieri delle Fiamme Gialle di Stanza Sabaudia viene raccontato da Gianluca Trante, capo redattore delle pagine sportive di Latina Oggi. La barca è un doppio, sono due. Giallo è il colore predominante del gruppo sportivo Fiamme Gialle del terzo nucleo atleti e giallo è anche la storia di questi due ragazzi, Alessio e Romano, che a me piace chiamarli così e non Battisti e Sartori, perché sono due ragazzi che mi hanno aperto il loro diario e mi hanno spiegato quello che è successo dall'ottobre del 2011 all'agosto del 2012. Un qualcosa di meraviglioso che, a mio avviso, ma non perché l'ho scritto io, l'avrebbe potuto scrivere chiunque, è forse una delle pagine più belle dello sport italiano degli ultimi 20 anni. Le speranze, le sofferenze, il duro lavoro contro lo scetticismo e il muro di gomma dei vecchi vertici del canottaggio, le braccia al cielo contro tutto e tutti. Siamo stati competitivi, abbiamo dimostrato a tutto il mondo e soprattutto a chi non ci voleva portare a Londra questa manifestazione olimpica, che comunque si riesce a parlare con i fatti. Noi portavamo dentro tutto quel rancore, è uscito fuori tutto in gara e adesso raccontarlo in un libro, penso che per le persone che erano contro di noi questa cosa un po' gli darà fastidio. Penso che questa sia comunque una bella storia che meriti di essere ricordata e soprattutto ci insegna qualcosa, ci insegna che nella vita non sempre quando si ha un valore, il valore ti viene riconosciuto. Sartori e Battisti hanno saputo remare in acque a dir poco contrarie. La loro vicenda porta indietro nel tempo, trovando elementi di condivisione nell'epopea dei fratelli Abbagnale. Si avvicina molto anche fondamentalmente alla nostra storia. Noi siamo partiti un po', come dire, non dico in contrasto, ma comunque ai margini della federazione, portando avanti un progetto, portando avanti una mentalità, anche un sistema che naturalmente era in quel momento un po' avulso dal contesto federale. Quindi in qualche modo sicuramente mi rivedo in quella storia.